che esiste un giorno dopo la tempesta. Ecco la Catania stamattina riscaldata da un sole quasi primaverile che pare voglia farsi perdonare dal nubifragio di ieri, quando una bomba d'acqua, così è stata definita la straordinaria pioggia che in un quarto d'ora ha rovesciato sulle strade cittadine 170 mm di acqua, ha messo in ginocchio la città e il centro storico soprattutto. Immagini surreali quelle di ieri sera di una via Etnea trasformata in un letto di fiume, di autovetture e scooter trascinati via come cartone, di sedie e tavoli dei bar di Piazza Duomo spazzati via come niente. Oggi si raccolgono i pezzi e si contano i danni. Io ieri sera mi trovavo in via San Giuliano e via Etnea e io vedevo scendere tavolini e sedie e le contenitore della spazzatura. C'era una paura da morire e mi sono bagnato tutto. Abbiamo recuperato alcuni in villa qui a Porto Zeta, alla fontana La Menano e siamo qui. Tutto adesso pare tranquillo. Tranquilli voi, ma ieri come eravate però? In panico, abbiamo dei vigili del fuoco, sono riusciti a fare un sopralluogo qui che hanno raccolto tantissima acqua. E qui siamo in piazza Carlo Alberto, dall'alba gli ambulanti sono al lavoro come se nulla fosse, i tombini sono stati coperti e i detriti lasciati ieri sera dall'acqua, anche qui il livello ha raggiunto i marciapiedi, si spazzano e si mettono all'angolo quasi a non voler vedere. Stessa situazione alla pescheria di Catania, tra le zone più colpite ieri sera, punto di arrivo della furia di acqua scesa giù per via Etnea dai paesi della cintura, San Giovanni Galerno e Grevina, quel che resta oggi insieme a rabbia e stanchezza. Oggi tutto sembra la normalità, ma comunque con un'ora e mezza di pioggia non è che si possono allagare tutte cose. La causa principale, secondo la mia opinione, sono questi tombini qua, che sono tutti quanti tappati, e l'acqua non ha dove andarsene. Un metro e mezzo di acqua, bambini abbiamo portato in ospedale perché stavano male, tutti bagnati. L'acqua proprio è ogni anno così, appena che piove per un quarto d'ora il sindaco non fa mai niente. Se succedeva all'orario di pranzo sarebbe stato un disastro. E si mette una toppa anche alle strade, questo è il viale Regina Margherita, una voragine si è aperta sull'asfalto in questo punto per una probabile infiltrazione d'acqua che ripropone ogni anno lo stesso desolato scenario. Ci spostiamo in periferia, quasi un miracolo che ieri sera la zona sud della città, dall'aeroporto a Santa Maria Goretti, abbia retto dopo i recenti lavori di pulizia del torrente Forcile. Alla zona industriale oggi la situazione sembra ritornata alla normalità, quella a cui i lavoratori della zona sembrano però abituati. Di questo anzi niente, per quello che state vedendo c'è stato anche di peggio e spero una cosa, che il comune faccia qualche cosa per la città e anche per la zona industriale. Rientrato già in serata l'allarme di un presunto disperso, i feriti restano invece una decina, mentre per i senza tetto si è trattata di un'ordinaria serata di follia. Per loro la Croce Rossa Italiana ha distribuito coperte e bevande calde.